benvenuti. Parleremo in questo video dei diversi modi per formattare il disco rigido o qualsiasi altra unità, vedendo la differenza tra loro. Nel dettaglio, parleremo della formattazione ad alto, formattazione veloce e completa, ed a basso livello, anche detta zero fill. Come per ogni video, metterò maggiori informazioni in descrizione. Mentre la formattazione ad alto livello è possibile farla con apposite utility e tramite il supporto di installazione del sistema operativo, la formattazione a basso livello è possibile farla solamente tramite apposite utility, ancora meglio, con l'utility del produttore del disco, ma vediamole nel dettaglio. La formattazione ad alto livello agisce solo su una singola partizione, creandola od eliminando ogni riferimento dei dati al suo interno, ridefinendo il file system di tale partizione, le regole con il quale i dati vengono organizzati al suo interno. Possiamo suddividere questo tipo di formattazione in formattazione veloce e completa. Mentre la formattazione veloce effettua ciò che abbiamo appena detto, la formattazione completa, in aggiunta, controlla i settori della partizione alla ricerca di settori danneggiati, tentando un loro ripristino, in caso contrario, li contrassegna come danneggiati sostituendoli con settori extra messi a disposizione in ogni disco. La formattazione a basso livello invece, agisce su tutta la superficie del disco, sovrascrivendo tutti i dati in esso, dati in forma binaria, con degli zero, detta appunto zero fill. È utile farla quando, a causa di problemi software, la formattazione ad alto livello fallisce, o raramente, quando un virus infetta il settore di avvio del disco, tipi di virus difficilmente eliminabili, dato che bypassa l'antivirus di sistema caricandosi prima del sistema, ed evita la sovrascrittura del settore di avvio contrassegnando il settore come danneggiato. Inoltre, viene anche fatta in caso si voglia rivendere il supporto, sovrascrivendo così tutti i dati in esso contenuti, evitando il loro recupero da terzi. Dopo aver formattato a basso livello, oltre a poter verificare che il disco non abbia danni fisici, in tal caso neanche la formattazione a basso livello può fare qualcosa, dovrete ricreare le partizioni, dato che il disco sarà riportato allo stato di fabbrica, non conterrà niente al suo interno,